amici e ciao amiche! Oggi andiamo a fare insieme una full face con alcune novità molto succose. Vi faccio vedere l'applicazione intanto di questo fondotinta, il Brightening CC Foundation di By Terry, che ho amato, ho comprato nel mese di maggio, ho utilizzato tantissimo, però non vi ho fatto vedere mai l'applicazione di questo prodotto e quindi è arrivato il momento. Ma soprattutto, ragazze, alla fine ci sono cascata. Ho preso due prodotti dalla nuova collezione di Kiko, la Gold Reflections, e quindi andiamo a applicare anche loro. E poi vi faccio vedere anche, voglio realizzare un trucco molto semplice perché tra l'altro neanche devo uscire, realizziamo un trucco molto semplice sugli occhi con questa palette di Lamel. Anche questa ce l'ho da un po', ma non vi ho fatto vedere mai, non ve l'ho fatta mai vedere l'azione. Allora, iniziamo quindi dal fondotinta. Questo fondotinta, ragazzi, è molto costoso. Io l'ho preso però su Look Fantastic a poco più di 50 euro. Sì, prezzi alti, però rispetto al prezzo originale che è di 72 euro, già è un bel risparmio. Ce l'ho nella colorazione 4N che è perfetto per me in questo momento. È un fondotinta che viene presentato come un tinted serum, ma io non sono molto d'accordo perché ha una texture piuttosto corposa, non ha la texture di un siero. Per me il siero ha la texture acquosa. Ha diversi attivi di skincare come l'estratto di rosa giapponese e uno Skin Booster Complex, che è un pool di attivi idratanti e trattanti, e poi ha la niacinamide. Si propone di essere idratante, e unificante e levigante. Vi ho già detto che questo fondotinta mi piace molto perché, pur avendo una texture corposa, non è spesso e soprattutto non si avverte sulla pelle, idrata ma non è pesante, vedete come rimane fermo lì e va a levigare, è bellissimo. Vi faccio presente che ha un fortissimo odore di rosa che si sente decisamente come tutti i prodotti della linea CC. Io lo vado indifferentemente a applicare o col pennello o con la blender, perché i due tool fanno lo stesso risultato, non vedo una grande differenza. Ho fatto un solo pump e un solo pump basta per tutto il viso. Io soprattutto nella stagione calda applico pochissimo fondotinta perché lo spessore sul viso mi dà proprio fastidio, quindi ecco, già si è applicato, si è sfumato, si è assolutamente fuso con la pelle. Vi faccio vedere la bella luminosità che lascia e soprattutto vi faccio vedere come leviga la pelle. Le rughette da un incarnato molto naturale e luminoso. Secondo me si può usare anche tranquillamente in inverno perché non è un fondotinta troppo asciutto. È idratante ma non rimane appiccicoso. Ne metto proprio un altro, un quartino di pump, giusto per farvi vedere un po' meglio come si fonde. Lo faccio giusto per la cronaca perché io mi sarei fermata ad un pump, però ormai siamo nel ballo e balliamo. Ma è incredibile la velocità con cui si fonde e sparisce all'interno della pelle. Vabbè, da By Terry non mi aspettavo niente di diverso. La cosa secondo me è eclatante, che va a dare luminosità ma va a, diciamo, appianare otticamente le rughette e i pori. Cioè lo trovo molto levigante, molto rinfrescante sull'incarnato e mi piace molto. Come vedete ha un finish bello luminoso ma non troppo, ed è soprattutto leggero, cioè quando lo applicate è come una mousse che si fonde completamente con la pelle. Come correttore vado a mettere questo di Natasha Denona, che è altrettanto idratante, ha la colorazione, vedete, un po' giallina, che va a correggere bene l'occhiaia. Ce l'ho nella tonalità, me lo sono dimenticato, N8, Neutral 8, e lo vado a stendere, vediamo, con questo pennello, che è un kabuki un po' più piccolo, con cui lo vado a picchiettare, e ne metto un po' anche sulla palpebra per uniformare. A proposito di zia Natasha, è uscita finalmente la collezione Gold. Adesso io sto aspettando che esca sul Look Fantastic la palette per poterla acquistare e poi poterci applicare lo sconto, perché al momento ce l'ha solo Sephora e io tra l'altro non riesco nemmeno a prenderla perché l'app di Sephora non mi funziona. Io odio l'app di Sephora, per me è terribile quell'app.
ma sul sito di Sephora non c'è ancora la palette, quindi si può comprare solo sull'app. Ok, applicato adesso il correttore, andiamo ad applicare un po' di terra. Che terra applichiamo? Qui applichiamo questa, la NARS Sunkissed Bronzing Cream nella tonalità Laguna, che è un bronzer che mi piace sempre tanto. Ecco, lo applico con questo pennello di Real Techniques. Ha un colore un po' più neutro di quello che piace a me. A me piacciono un pelo più caldi, però è molto bello, si sfuma benissimo questo bronzer, soprattutto non rimane sticky. Non è proprio un cream to powder, non è asciutto asciutto, però non è neanche sticky e troppo idratante, cosa che nella stagione calda darebbe fastidio. Invece, come vedete, va a riscaldare benissimo l'incarnato, ma non rimane assolutamente sticky e mi piace moltissimo, moltissimo. Guardate che bell'effetto che fa. Bene, arrivati a questo punto, ragazzi, sono una pirla perché uno dei prodotti che avevo comprato di Kiko era proprio lo stick. E lo stick per fare il contour e l'highlighting. Mannaggia, ma lo proprio. Niente, non ci ho proprio pensato. Guardate, questo è uno stick che va a fare sia il contouring sia l'highlighting. Ma adesso lo devo aprire perché è tutto in celofanato e ci metterò un bel po' con queste nuove unghie. Quindi ci vediamo dopo. Finalmente, dopo qualche imprecazione e un po' di lotta con lo stick, sono riuscita ad aprirlo. Allora, lo stick è questo. Si chiama Gold Reflection Sculpt and Highlight Face Stick. L'ho preso nella tonalità 02. Allora, questo è lo stick contour. Vi faccio vedere, comunque vi faccio lo swatch. Leggermente neutro caldo. Ma dalla texture mi sembra molto carino, mi sembra come quello di Rare Beauty più o meno, cioè mi sembra molto morbido. E questo invece è l'highlight. Allora, perché ho preso questo prodotto? Perché me lo sono immaginato in vacanza, unico prodotto su pelle nuda o sul Brightening CC Serum. Do un passaggio di questo stick, mi porto un prodotto, un solo prodotto con due funzioni. E do una passata di bronzo, una passata di highlight e sono perfetta. E visto che ce l'abbiamo, ormai lo proviamo. Che facciamo? Non lo proviamo? Anche se ho già messo l'altro bronzer. Pazienza, ragazze, per ora ho la testa un po' in aria. Però andiamo comunque a provarlo. Chiaramente si vede meno perché io sotto ho già l'altro bronzer. Ma la texture mi sembra molto scorrevole. Sapete che mi sta dando veramente delle good vibes. Comunque vi prometto che lo proveremo anche da solo in un altro video, però mi sta dando a livello di texture delle buone impressioni. Anche lui non rimane particolarmente sticky e mi sembra molto facile da sfumare. Ha un buon odore, un po' di, ma in realtà un odore molto blando, tipo di cocco. Proviamo lo stick illuminante, questo è nella tonalità 02. Andiamo con le mani un po' così a stenderlo. Carino, 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 dai, su pelle abbronzata, secondo me è carino. Va a dare un po' di glow, ma ci sono anche un po' qualche brillantino, io lo vedo, ragazze, quindi se non vi piacciono i brillantini. Diciamo che il bronzer mi è piaciuto tanto come texture. L'highlight non è male, non è male affatto perché si sfuma bene, vedete, anche con il dito, però ha qualche brillantino di troppo, forse. Però dai, ci sta, ci sta. Lo sfumiamo. Così andiamo ad amalgamare il tutto. Lo devo provare meglio. Non mi fa impazzire l'illuminante, deve essere sincera, però in generale come prodotto non mi sembra male, soprattutto il bronzer a livello proprio di swatch e di texture mi è piaciuto. Però dai, non è male, dà quel glow su pelle abbronzata che d'estate è carino. Allora, comunque andiamo avanti perché, ragazze, in collezione, la collezione Gold Reflection
Ovviamente sono stati proposti anche dei blush. Qua mi sto sporcando tutto, ma che diavolo sta succedendo? Cioè, sono veramente una carlona, una giangiona, come si dice dalle mie parti. Si era sporcata tutta la confezione. Allora, io non ho potuto esimermi, ragazze, dal prendere uno dei miei amatissimi blush cotti. In questa collezione ne sono usciti tre, arriva sempre tutto impacchettato per bene. Io ho preso la tonalità 01 Radiant Biscuit perché l'ho swatchata in negozio e mi è piaciuta da morire. Il packaging è questo, devo dire carino, un po' meno plasticoso rispetto al solito. Quindi secondo me un piccolo upgrade di packaging ce l'abbiamo. Ha lo specchietto e questa è la colorazione. Mi è piaciuta, mi sembra abbastanza calda per l'estate. Vi faccio anche lo swatch. C'è una tonalità particolare. Le altre erano più il solito corallo, il solito rosa corallo. Questo, secondo me, da mettere sull'abbronzatura, guardate com'è luminoso, mi è sembrato pazzesco e quindi adesso lo andiamo a provare. Allora, io ho preso questi prodotti online e non in negozio, cioè li avevo swatchati in negozio ma poi li ho presi online perché online mi passava lo sconto del 15%. Allora, andiamo intanto a vedere se spolvera, ovviamente non spolvera, non è proprio bombato rotondo come al solito, vedete è un po' piatta la cialda, avranno voluto risparmiare sulla quantità? Boh, chi lo sa. Comunque sì, questo illuminante fa un effetto bagnato, dai, carino. Allora, andiamo a provare il blush. Pigmentato il ragazzo. Bello! Bello luminoso come piace a me, bellissimo. Ragazze, io lo sapevo che Kiko sui blush cotti non mi delude. Mi delude su tante cose, ma sui blush cotti e sui bronzer cotti no. È maestra nelle texture cotte. L'unica cosa che vi segnalo è che la cialda un po' si muove, non vorrei che si staccasse. Se succede, mi incavolo, ve lo dico. Comunque, ragazze, guardate che bella la colorazione. Bella calda. È un biscotto rosato ramato. Ecco, se dovessi proprio definirlo. Però, ragazze, guardate come riscalda. No, vabbè. Guardate che bello. Ok, questo sarà il mio blush dell'estate. Io innamorata, mi sta piacendo ancora più di quelli di Rare Beauty, di cui ancora non vi ho parlato, che non vi ho neanche mostrato all'azione. Sono carini. Questo mi sta colpendo di più perché lo trovo ancora più luminoso. Se non vi piace l'effetto luminoso del blush, no, lasciate perdere, non è roba per voi. Ma così, usato così, come prima impressione, oh top. Devo vedere la durata, quindi ci aggiorneremo. Adesso vado a prendere da questa palette di Moira un marroncino da transizione con il mio pennello che non so dove ho messo, mannaggia. Oggi prendetemi così, sono un po' scombinata. Allora vado a prendere un po', faccio un mix tra questi due che sono i perfetti ombretti da transizione per me. Ah, che bello questo colore. Questo, come vi ho già detto in un precedente video, è il mio colore da transizione perfetto. Caldo, ma non troppo aranciato, non troppo ramato, è perfetto. Però io mi sono dimenticata di fare le sopracciglia. Ma andiamo subito a rimediare. Anzi, le facciamo dopo, che ci frega. Adesso andiamo a prendere dalla palettina di Lamel, che ragazze è una palettina favolosa. L'ho presa su Notino, l'ho presa con lo sconto. Ho già usato tutti i colori, sono tutti uno più bello dell'altro. Per la verità l'unico che non ho ancora indossato è questo viola. Oggi io voglio farvi vedere questo bronzo rame verde che è stupendo. Così a tutta palpebra. Sono texture sottili e aderenti con la palpebra.
si possono stratificare per avere un effetto più o meno intenso. Il colore di questo bronzo mi fa letteralmente impazzire, proprio impazzire. Soprattutto in vista dell'estate, perché in inverno mi piacciono i bronzi un po' più freddi, un po' più neutri, neutro freddi. In estate mi piacciono i bronzi, però quando non virano troppo a rame. Questa è una tonalità di bronzo particolare, perché è caldo, però non vira proprio a rame, a rossiccio. È particolare come tonalità, vedete? È bellissimo. C'è anche uno shift duochrome con il verde, io ce lo vedo, non so voi. E ovviamente rame, cioè bronzo e verde, che ve lo dico a fare, il connubio perfetto per i miei occhi. Adesso vado a fare le sopracciglia e ci rivediamo dopo. Eccomi tornata, adesso vado a fare una riga molto attaccata alle ciglia con questa matita di Wycon, che è un marrone molto scuro e freddo, perfetto per delineare la rima ciliare. No, ho detto di Wycon, in realtà è di Kiko ed è la 06. Adoro queste matite di Kiko, anche perché hanno lo sfumino dietro che vi aiuta a sfumare e a rendere meno deciso, diciamo, il tratto finale. Poi, molto rapidamente, all'interno dell'occhio, vi sto facendo vedere proprio un trucco giornaliero, vado a mettere, scusate, sotto l'occhio vado a mettere il matitone di Nabla, il Cupid's Arrow nella tonalità bronzi, che è il matitone preferito per me perché mi va a dare sotto l'occhio quel giusto grado di intensità senza essere too much, e poi è leggermente metallizzato, adoro, 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 facile, rimane lì tutto il giorno, facile da applicare. E poi il mio grande amore del periodo, la matita di Lamel gialla all'interno dell'occhio, che scrive in un attimo, vedete? Come mascara voglio provare una novità, ragazze, voglio provare questo mascara di Essence, il Lash Without Limits, è la prima volta che lo uso. Ha uno scovolino proprio uguale, ditemi voi se non è identico, scusate per lo specchio sporco. Adesso lo vado a lavare, identico allo Sky High di Maybelline, e l'ho preso proprio per questo, per capire se poteva essere un dupe. Vediamo, vediamo. Secondo, proprio lo scovolino è identico, niente di strano che sia lo stesso produttore, cioè che sia lo stesso mascara, però di un brand diverso, cioè lo stesso produttore di mascara, però che è uscito con un brand diverso. Per le labbra, anziché novità, andiamo a prendere un ripescato, cioè voglio prendere un rossetto che ho da molto tempo di Nabla, secondo me non esiste neanche più nella colorazione Metropolitan, perché voglio capire se declatterarlo oppure no. Lo contorno con questa matita di Natasha Denona, I Need a Nude Lip Crayon nella tonalità Naya NB4, che è un marrone più scuro. Allora, questo invece è un nude marroncino, neutro caldo, più chiaro. La combo può funzionare perché il rossetto di Nabla è un po' troppo chiaro, ma la matita, che è molto scura, gli va a dare un pochettino di carattere. Che ne dite voi? Forse ultimamente mi vedo meglio con dei colori un po' più vivaci, però questo, diciamo, questo look bronzy sui toni nude, secondo me,
si sposa bene con questa combo labbra. Io poi al centro applicherei un po' di gloss, anzi ce lo andiamo ad applicare, un po' di gloss tipo questo di Bobbi Brown, ma un gloss qualunque, proprio solo al centro. E secondo me questo abbinamento di questi tre prodotti rende le labbra più carnose. Secondo me funziona anche con come sono vestita oggi, col blush che è particolarmente caldo. Insomma, ragazzi, questo è quanto. È un look che io indosserei tranquillamente in qualsiasi occasione per andare al lavoro. Sono i miei colori, io mi ci vedo bene. Poi in video magari sembrano più smorti, però di presenza, ora che sono un po' più abbronzata, ieri ho usato l'autoabbronzante, secondo me vanno bene. E poi questa matita gialla all'interno dell'occhio dà quel quid di luce che altrimenti mancherebbe, insomma, nel look monocromatico. Voi che cosa ne dite, ragazze? Fatemi sapere nei commenti che cosa ve ne pare di questo look della combo labbra e dei prodotti di Kiko. Scatenate l'inferno nei commenti. Un bacio grande, alla prossima. Ciao!